Dopo oltre un mese e 5 concerti che hanno offerto percorsi musicali di vari generi, la 21esima edizione del Festival Musicale Valenzano Symphony ha chiuso i battenti secondo tradizione con la musica classica, insieme all'Umbria Ensemble e al maestro Andrea Trovato al pianoforte. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale di Subiano, organizzatrice dell'evento, per la riuscita di questa edizione che è andata in crescendo e facendo il tutto esaurito nell'ultima serata. Si è dato spazio alla musica colta, ma attraverso generi più vari come il tango, il flamenco, il jazz, unendo voci e danze. Grazie anche al contributo del direttore artistico Andrea Trovato e alla collaborazione con Opera Viva. Sono un po' triste perché l'ultima serata, però già partiremo da domani per organizzare il prossimo evento. Questo grazie a questo luogo che è fantastico e bello, e ringrazio sempre Marino Franceschi che tutti gli anni, da 21 anni, ci concede questo spazio per poter effettuare questi concerti che per Subiano sono un grande onore. E per la serata conclusiva è importante la presenza anche del sindaco di Arezzo, che ha promosso il Festival Terre di Arezzo, che è in collaborazione con lo stesso Valenzano Symphony. E la vera sfida, secondo me, dei prossimi anni è proprio riuscire a coniugare le presenze territoriali diffuse della provincia aretina, tra cui la bellissima Subiano, con il capoluogo. Solo così saremo veramente una forza che ci può porre in ambito italiano ed europeo come un'eccellenza assoluta, sia per le bellezze territoriali, sia per l'arte che si pratica e si consuma in questo territorio, in queste città. Gli appuntamenti si spostano così adesso ad Arezzo con il concorso polifonico che prenderà avvio il 19 di agosto, mentre prosegue il Festival Terre di Arezzo.